Anytime Fitness è anche a Perugia, la tua palestra aperta 24 ore su 24. Allenati e divertiti con noi gustandoti la tua serie preferita in totale sicurezza. Cabina doccia privata, corsi personalizzati e istruttori qualificati pronti a soddisfare ogni tua esigenza. Con la tua key personalizzata avrai accesso alle palestre anytime in ogni parte del mondo. E grande novità, potrai divertirti anche giocando a paddle nel nostro campo 1 contro 1. Ci trovi a Perugia, in via Sette Valli 326D. Il tuo fitness è solo anytime. Da oggi il regno della dolcezza è anche a Perugia. Candy Lisa, caramelle gommose, marshmallow, lecca lecca, praline di cioccolato e ogni altro tipo di golosità. Tanti da regalo in un vasto assortimento self-service con possibilità di personalizzare la tua confezione. Ci trovi in pieno centro storico, in corso Vannucci 40. Candy Lisa, il posto giusto per tornare bambini o per sognare di diventare dei supereroi. La vita è un susseguirsi di esami verso cui molto spesso non arriviamo abbastanza preparati, ma che siamo costretti a fronteggiare. Esami che segnano il nostro cammino e che indirizzano il nostro futuro anche in maniera netta e irreversibile. Un po' come è successo oggi al Pierantonio, che affronta il suo esame sportivo all'Angelo Moratti di Tavernelle, gremito da 400 spettatori. Un Pierantonio forse impreparato, perché stanco e segnato dall'impegno di Coppa infrasettimanale e reduce dalla cavalcata trionfale in campionato, che finora ha fruttato 15 vittorie e 4 pareggi, con un buon dispendio di energie. Il Tavernelle invece si presenta forte dei 13 risultati utili consecutivi in campionato, dove l'ultima sconfitta risale al 22 ottobre scorso. Bruni schiera inizialmente una formazione prudente con il solo Pier Gentili in avanti, mentre Benante lascia in panchina Montanucci, ma ritrova Capitano Arcioni assente da 5 giornate. La cronaca della gara è veramente avara di episodi. Nel primo tempo le squadre si studiano fin troppo, senza affondare la lama. Il Pierantonio soprattutto appare rinunciatario, forte dei 9 punti di vantaggio verso i rivali gialloverdi. Al 15esimo la rimessa laterale di Paciosi sfila indisturbata in area di rigore, cogliendo un po' tutti di sorpresa. Zandrini si avventa sulla sfera anticipando di poco Cacciamano, che stava per ribadire in rete. 11 minuti dopo, finalmente la prima vera occasione da gol della gara, manovra molto confusa sulla tre quarti. Il Tavernelle si impossessa della palla grazie al solito Cacciamano. L'attaccante carica il sinistro, ma il tiro è troppo alto. Poco dopo è ancora la squadra di casa che ci prova, ma il tentativo di Patalocco è troppo timido e Zandrini non corre pericoli. Sul finale di tempo è Graziani a provarci da distanza proibitiva, ma come poco prima il tiro non produce effetti particolari e si spegne lontano dai pali. Nel secondo tempo i due allenatori provano a cambiare le carte in tavola. Abenante inserisce Montanucci per Brescia, mentre Bruni prova a vincere la gara inserendo Mortaro e Salis. Al nono minuto gli ospiti premono, la difesa locale si dimentica di Cesarini, che si ritrova solo davanti a Segoloni, ma l'esterno ci pensa troppo e favorisce l'intervento di Patalocco. Polidori poi cozza su Orlandi e l'azione si conclude con un nulla di fatto. Capitano Arcioni scuote i suoi e al 19esimo prova la conclusione senza però individuare lo specchio della porta. I padroni di casa alzano il ritmo nei minuti finali, sembrano prevalere. Graziani potrebbe sfruttare a meglio un cross da calcio d'angolo, ma l'attaccante manca l'impatto con la sfera. Risponde il Pierantonio in contropiede, bella azione che si sviluppa in un primo momento sulla sinistra. Cesarini si accentra, ma la difesa respinge. Il tiro successivo è senza pretese. Episodio contestato al 40esimo, Montanucci presentandosi al limite dell'area sbatte su Mogliano. Il difensore rigetta la palla con un braccio fuori dall'area di rigore, ma l'arbitro lascia correre senza fischiare nemmeno il calcio di punizione dal limite. Qualcosa però sta per succedere, proprio quando la prova è addirittura di arrivo e pensi che finirà senza infamia e senza lode. Arriva infatti la commissione d'esame e tira fuori l'argomento di punta, quello in cui si è più ferrati. Per il Pierantonio questo argomento si chiama Simone Mortaro. L'attaccante al 49esimo brucia l'anticipo di Orlandi e involandosi sulla sinistra batte Segoloni inesorabilmente, collocando la palla nell'angolino di sinistra. Esame quindi superato per il Pierantonio, con 110 lode, ottenendo il massimo risultato con il minimo sforzo.
Mortaro invece fa 150, proprio come i gol segnati in carriera, uno score di tutto rispetto che sicuramente è destinato ancora a salire. Il Pierantonio distanzia momentaneamente l'inseguitrice a 12 punti, ormai il vantaggio è incolmabile. Negli spogliatoi sono d'accordo i due mister nel dichiarare che il pareggio forse sarebbe stato il risultato più giusto, ma poi la giocata del singolo ha prevalso e ha decretato probabilmente chi è la vincitrice del campionato con molte giornate di anticipo. Da Tavernelle è tutto, un saluto da Mauro Fiorucci.